la maglia del Bologna, 7 giorni su 7, pochi passaggi, molti dribbling, quanti vetri spaccati, un Dio cattivo e noioso, preso andando a dottrina, come un arbitro severo fischiava tutti perché. Dire, fare, baciare, occhio, questa è la palla che ci può salvare. A salvarci erano invece certe canzoni che uscivano dalla radio di Silvio, seduta a cercare le stazioni. Che buffo era Luca mentre provava a tenerti la mano. Non potevo non prendervi in giro, ma capivo che nasceva qualcosa di strano. E com'è strano incontrarti, Silvia, aspetta, aspetta, devo parlarti. Silvia lo sa, lo sai che Luca si blocca ancora. Silvia lo sa, lo sai che Luca si blocca ancora. Silvia chissà, chissà se a Luca ci pensi ancora. Silvia lo sa che Luca è a casa, che sta male. I professori non chiedevano mai se eravamo felici. Silvia, tu ridevi e scherzavi, Luca invece non parlava mai. Che profumo Bologna di sera, le sere di maggio. Luca che botte dai grandi prendeva per dimostrarci che aveva coraggio. Dire, fare, baciare, certo, ma il tempo non lo puoi fermare. Poi l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento, ma ho cominciato a tremare. Guardato con lo sguardo un po' spento, non riusciva a parlare. E adesso come facciamo? Non dovevamo andare lontano. Silvia lo sai che Luca si buca ancora. Silvia lo sa che Luca si buca.